Salve a tutti bolidi, io sono Ovogul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Siamo finalmente in una serie che ho intenzione di portare sul canale. Se vedo che effettivamente la cosa può piacervi, io sarei intenzionato a farlo. Poi magari, nel senso, fatemi capire qua sotto con commenti, like, condivisioni, tutto quello che potete, il vostro calore, il vostro affetto per poter portare una serie che tra l'altro tratta di un anime alla quale io sono particolarmente interessato. Sto parlando logicamente di Kaiju numero 8, Kaiju number 8, che è disponibile su Crunchyroll. Onestamente non ho guardato se col Premium, io ce l'ho fondamentalmente, quindi automaticamente me lo dà disponibile. Nel caso scrivetemelo voi qua sotto nei commenti, però ripeto, secondo me finanziare il sistema non costa praticamente niente in base a quello che offre, quindi ecco, voglio dire. In descrizione comunque trovate il link diretto per guardare la puntata in maniera legale. Poi quello che fate voi a casa sono affari vostri. Io ve lo metto lì. Prima di fare questo, come sempre, vi invito a passare anche su Instagram. Sono lì, oppure anche su TikTok, sempre con il nome Ovogul. Dappertutto, ovunque, su tutti i social mi trovate facile. Allora, ragazzi miei, Kaiju numero 8. Siamo dinanzi a una storia o comunque un world building che mi interessa particolarmente. Perché chi mi segue sa che a me, quando si tratta di Kaiju, lotte tra mostri giganti, robe così, tipo il Monster vs Godzilla, io impazzisco, perché a me piace veramente tanto. Siamo in un mondo particolarmente, insomma, abituato alla presenza di Kaiju, perché effettivamente, come dice anche il nome, era facile ipotizzare, ci sono delle creature antropomorfe o meno, o comunque insomma dei mostri che vengono sulla Terra con l'obiettivo di distruggere tutte le varie città e le popolazioni che vivono effettivamente nelle varie città, così senza un perché, perché attualmente non c'è stato dato una reale motivazione perché su questa terra ci sono questi mostri. Verrà spiegato logicamente più avanti, chiaramente potete trovare anche il manga nel caso voleste recuperarlo con il codice sconto Obugul su Mangaio, potete farlo, vi lascio magari il link qua sotto in descrizione anche di quello. E la cosa che però effettivamente mi ha lasciato più, diciamo, non, cioè, sorpreso ovviamente in maniera positiva, è il fatto che nonostante compaia per la prima volta, almeno lo vediamo all'interno di questo primo episodio, questo Kaiju in questa città, la popolazione è quasi abituata alla presenza appunto di questi mostri. Infatti compare, distrugge un po' di cose, la gente però la vedi che è comunque seduta al bar, dice ma chissà quale sarà la squadra che effettivamente interverrà per salvarci da questa effettiva minaccia. Quindi li vedi lì col cellulare, con gli smartphone in mano, che seguono la vicenda probabilmente in live, e ripeto, ti dà questa sensazione, queste vibes dove tu dici sono già abituati, è già un world building costruito, ci sono dei mostri, c'è una lore che probabilmente ci verrà spiegata più avanti, un motivo per cui arrivano questi mostri, da dove vengono, per quale ragione lo fanno, ripeto, però verrà spiegato più avanti, perché la gente sembra essere consapevole delle minacce che stanno arrivando, tanto che, ripeto, sono lì che si domandano quale sarà effettivamente la squadra che riuscirà ad intervenire per sedare questa minaccia, perché scopriamo che effettivamente non è come in Pacific Rim dove ci sono questi Jäger, questi robottoni giganti. Qua in Kaiju numero 8 ci sono delle, diciamo, delle unità particolari di soldati potenziati fino a un certo punto, mi sembra, con delle tute particolari. Io però, nel senso, lì le avrei fatte con delle, diciamo, tute più cibernetiche, più tipo armatura atomica di Fallout, perché vabbè, sto seguendo anche la serie di Fallout in questo momento, quindi ovviamente ce l'ho anche fresca in testa, però io non ho letto, non sono in pari con il manga, quindi magari più avanti verranno effettivamente anche fatte vedere delle tute più adatte al combattimento contro questi mostri, perché sono mostri giganteschi, sono dei kaiju, degli esseri giganti di 60 metri circa, che vengono distrutti, eliminati da delle persone umanoidi normali con sì tute potenziate logicamente, ma sempre hanno delle tute dell'Adidas fondamentalmente, che gli permettono comunque di fare dei salti notevoli, con dei fucili che hanno una potenza insensata, perché sono armi così che però gli fanno un foro della Madonna addosso a questo kaiju e lo fanno esplodere dall'interno. Quindi anche dal punto di vista tecnico delle animazioni ho trovato un lavoro incredibile, molto molto bello. Bolidi, se non lasciate subito un like al video di Oppo, vi sterminerò senza lasciarne neppure uno! Parola di Eren Jäger.
Allora, il protagonista è il classico protagonista, tra virgolette, un po' da shonen, che si chiama Kafka. E fondamentalmente potremmo essere tutti noi. Scopriamo che lui fa parte di una, diciamo, un ente pubblico barra non lo so, comunque un'azienda, la sua è quella di, che si occupa di ripulire i casini che fa l'unità di assalto dopo che uccide i kaiju, perché effettivamente questi kaiju sono degli esseri abnormi, giganteschi, che devono essere smaltiti. Poi probabilmente ci sarà effettivamente tutto quello che è un, non lo so, una sorta di mercato di sottobanco de, non lo so, il grasso del kaiju piuttosto che le proteine del kaiju piuttosto che, insomma, le ossa. Quindi loro si occupano di smaltire tutta questa creatura che effettivamente è un cadavere nella città di Yokohama in questo caso. Quindi è, diciamo, un lavoro, uno spazzino di mostri fondamentalmente, possiamo definirlo. Scopriamo che la persona, la ragazza che ha effettivamente ucciso quel kaiju, Mina, è legata a doppio filo con il protagonista, nel senso, i due, tramite un flashback del protagonista di Kafka, scopriamo che avevano un'infanzia, hanno avuto un'infanzia, diciamo, molto simile, in quanto sono probabilmente orfani da un attacco di uno di questi kaiju che, quando effettivamente loro erano bambini, gli ha portato via la casa, la famiglia, e quindi entrambi hanno un po' deciso di, boh, i kaiju sono stupidi, i kaiju sono stronzi, li uccideremo tutti all'Eren Yeager, molto più blanda, più soft come cosa, e quindi hanno cercato un po' di entrare nelle forze d'assalto. Mina c'è riuscita, Kafka un po' meno. Tra l'altro scopriamo anche l'esistenza di un comprimario di Kafka, anche lì un ragazzo che mi è piaciuto molto, che si chiama Ichikawa, che sembra il partner, quello, sai, no, che mettono negli anime, quello classico, un po' taciturno, figo, ma si sviluppa bene, perché quando poi dopo vediamo che il giorno dopo, insomma, smaltire un cadavere del genere occupa più giorni, Kafka il giorno dopo va al lavoro e conosce appunto Ichikawa, e lì creano un rapporto interessante, perché dopo che fanno una giornata di lavoro insieme, e lì Ichikawa scopre anche che Kafka aveva cercato anche lui di entrare nelle forze d'assalto, insomma lì noi le chiamiamo così, ma senza riuscirci, questo lo colpisce molto, perché stesso Ichikawa aveva l'obiettivo di, diciamo, probabilmente racimolare qualche soldino per poi dopo provare a entrare anche lui nelle forze d'assalto, perché non v'ho detto che Kafka e Ichikawa sono due persone con età fondamentalmente molto diverse. Kafka è più sui 30 a quanto pare, mentre Ichikawa è più un adolescente, no? 17 anni più o meno, quindi ci sta che abbia ancora tutta la voglia, no? di voler mettere, insomma, cioè combattere questi mostri in prima linea. Infatti lavora lì nell'azienda di Kafka un po' part time per, come detto, far qualcosina, arcimolare qualcosa. Però ripeto, durante il loro primo giorno di lavoro vengono attaccati da una sorta di kaiju più piccolo, che onestamente non ricordo come si chiama, però vabbè, nel senso, dettagli, è un kaiju che stava dentro al kaiju principale, perché può capitare, da quello che vediamo qui, che durante lo smaltimento di questi kaiju grossi ci siano tipo dei kaiju più piccoli barra parassiti che vivono tra le loro carni, da quello che ho capito, no? Da quello che si era potuto vedere in maniera, insomma, così. Quindi, insomma, kaiju piccoletti, nel senso che non è che valgono tanto comunque. Però fondamentalmente vengono attaccati, e anche lì c'è una lotta, un Kafka cerca di sacrificarsi, pure Ichikawa, insomma, se le menano tra di loro un po', in maniera, insomma, chi è il più figo tra i due nel cercare di salvare quell'altro che è in fin di vita, le solite robe. Ma a un certo punto vengono salvati da Mina e la sua squadra, la squadra, la terza squadra, se non sbaglio, e anche lì lei arriva con un colpo di fucile, fa fuori sto kaiju minore, tutto distrutto, tipo era un mezzo ragno brutto, orribile, umanoide, e lì siamo presi dai vari flashback. Scena dopo vediamo i nostri, diciamo, coprotagonisti barra protagonisti, Kafka e Ichikawa, che sono all'ospedale perché sono sopravvissuti all'assalto di uno di questi kaiju, quando ad un tratto arriva tipo una mosca, e questa cosa fa? Entra dentro la bocca di Kafka e lo fa diventare un kaiju a sua volta. E lì praticamente, cioè, finisce la puntata, perché
Il bello è che Kafka è cosciente di quello che gli sta succedendo, perché è consapevole di essere diventato un kaiju ed è spaventato e non sa cosa fare. Entrambi, insomma, i nostri protagonisti non sanno cosa fare. È interessante perché comunque quello che mi è piaciuto tanto di questa puntata, oltre alla violenza, le animazioni, quindi la resa di tutto questo anche a livello tecnico mi ha soddisfatto appieno, è anche la costruzione del mondo, che sembra avere delle potenzialità interessanti da godere, perché è un'ambientazione che mi piace fondamentalmente, quella dell'ambientazione metropolitana, con i mostri, i combattimenti, grossi, cattivi, poi c'è questa squadra, no, che si occupa, questo esercito privato che si occupa della distruzione, insomma, di tutte queste creature. C'è un world building che vi dicevo prima, che è costruito intorno a questi kaiju, con aziende che, come quelle di Kafka, che si occupano poi dello smaltimento dei rifiuti. Poi c'è la presenza effettivamente del kaiju umano, che è appunto Kafka, e questo esoscheletro, quindi è anche un design particolarmente ricercato che mi piace, mi ricorda molto Alex Mercer in Prototype, non so se l'avete giocato, è un giocone di vorrei ci facessero un remake, ma purtroppo no. Quindi tuttavia, ripeto, è stata una prima puntata assolutamente interessante, che mette le basi secondo me per altre puntate ancora più fighe. Io so bene o male, allora ripeto, con il manga non sono in pari, però sono andato insomma anche abbastanza avanti, so cosa succede in determinati punti, so cosa presenteranno più avanti a livello di personaggi, insomma di vicissitudini e quant'altro, quindi ci sta. E la cosa interessante, ripeto, è che adesso Kafka, visto che in questo mondo a quanto pare le persone non vogliono, tra virgolette, quasi più diventare dei soldati contro i kaiju, ha una possibilità maggiore, perché non vi avevo detto che lui ormai aveva un'età per la quale le selezioni lo avevano, tra virgolette, tagliato fuori in quanto troppo vecchio. Ma come gli diceva Ichikawa, proviamo ancora, perché quando mi hai raccontato che tu ti eri arreso, tra virgolette arreso, dall'ennesimo rifiuto, dal diventare appunto un soldato fondamentalmente, ho visto la tua delusione, ma puoi ancora provarci, ecco. Quindi mi è piaciuta anche questa cosa. Sarà interessante vedere appunto quanto saranno fedeli al manga. Per ora, ripeto, sono abbastanza soddisfatto della resa. Voi non so cosa ne pensiate, o meno, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Io lo reputo uno degli appuntamenti primaverili più interessanti, secondo me, da seguire assolutamente. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Da qui è tutto, ci vediamo al prossimo video, una prossima live. Ciao a tutti, bolidi. Oh. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi. Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.